Bentornati diavoletti, bentornate diavolette, ma soprattutto bentornati a tutti voi che avete guardato il mio video, quello in cui parlavo dei brufoli che spariscono in 2 ore con il sale. Ve lo lascio nelle schede. In quel video vi dicevo che se avessimo ottenuto un tot di like avrei fatto un video su una maschera pseudo miracolosa che disinfiamma tutti i brufoli, che ha il potere di disinfiammare tutti i brufoli istantaneamente e di ripulire la vostra pelle dai punti neri e ovviamente anche dalle pellicine dei brufoli e dai brufoli stessi. Quindi abbiamo raggiunto molti più like di quelli che io avevo chiesto e quindi mi accingo a farvi vedere come preparo e come utilizzo questa maschera. Per cui se siete curiosi di sapere qual è questa maschera e come realizzarla a casa vostra, costo praticamente quasi pari a zero, non vi rimane che guardare questo video. Ma prima vi chiedo tanti like, come avete fatto l'altra volta, di supporto, perché mi fa piacerissimo poter condividere questi miei piccoli metodi caserecci con voi. Iscrivetevi al canale e soprattutto attivate la campanella delle notifiche per essere sempre aggiornati ogni volta che pubblicherò un altro interessante contenuto su questo canale. A me non rimane che mandarvi un bacio e aspettarvi dopo la sigla. Bene ragazzi, sono prontissima a preparare questa maschera di sale. In realtà non è solo di sale, ma comunque è una maschera che ha il potere veramente di andare a purificare completamente la nostra pelle. Per purificare che cosa intendo? A togliere tutto ciò che sono le impurità della pelle che poi vanno a costituire punti neri e a togliere anche tutte quelle che sono le infiammazioni. E soprattutto a livello di infiammazioni vi garantisco che io sono una delle massime esperte, perché avevo delle cose qua sotto che erano inguardabili. Avevo delle cisti sotto pelle che praticamente mi impedivano anche di parlare, da tanto che erano gonfie e infiammate. Per cui insomma condivido con voi volentieri questi miei metodi. Allora, innanzitutto mi preme di dirvi che tutti questi metodi non sono sostitutivi di una cura nel momento in cui voi avete una patologia come l'acne, come una rosacea, insomma tante patologie che possono interessare il viso e la pelle in generale. Questi rimedi sono dei rimedi casalinghi per aiutarvi a sopportare, diciamo così, quando avete delle grandi infiammazioni, a sopportare il fastidio, il dolore, oppure semplicemente a purificare la pelle se non avete grossi problemi, oppure se avete, magari vi è venuto un brufolo dell'ultimo minuto, grosso, fastidioso, dolente, che non potete nemmeno coprire con il trucco perché continuamente si surriscalda e va a sciogliere il trucco, eccetera eccetera, e magari il giorno dopo avete un evento, fate questa maschera, vi disinfiammate. Quindi non vuole essere assolutamente una cosa sostitutiva a nessun genere di cura. Se avete dei problemi cronici o dei problemi seri, rivolgetevi a un dermatologo, non a Heller Channel. Questo è solo un palliativo che sicuramente non può peggiorare la situazione e non vi può far male. Allora, vediamo subito quali sono gli ingredienti necessari. Io vi dico quello che faccio io, come al solito, poi trovate 20.000 ricette in rete, 20.000 cose. Su queste cose io so che funzionano, altre cose non lo so, ragazzi. Allora, innanzitutto ci vuole un po' di sale, sale fino, ve lo dico, poi non chiedetemi sotto il video, ma sale grosso o sale fino? Sale fino. Quanto ce ne vuole lo vediamo dopo, ma comunque le dosi io non le faccio mai fisse, le faccio a seconda della parte del viso che devo coprire, se devo coprirlo tutto, se devo coprirlo parziale. Poi ci vuole, almeno io metto, però questo è facoltativo, una goccia, una sola, raga, una, perché già con 2 gocce iniziate a lacrimare adesso e finite dopodomani. Una goccia di tea tree oil, se ce l'avete mettetela, perché il tea tree oil è antibatterico, antifungineo, combatte tutti i generi di batteri, disinfetta, disinfiamma e soprattutto secca i brufoli. Però se ne usate troppo i brufoli li secca talmente tanto che vi viene la crosticina, quella secca secca, ed è ancora più brutto. Per cui una goccia sola se ce l'avete, se no potete anche non usarlo. Olio extravergine di oliva.
oliva. Allora, io utilizzo questo che è praticamente una mini size che mi è stata data in qualche ristorante per condire l'insalata. Io non l'ho utilizzata per condire l'insalata, l'ho portata a casa e la utilizzo per fare le maschere. Miele. Purtroppo il miele a me piace e me lo mangio di solito. Quindi mi è rimasto solo questo e da questo, che è un miele di mille fiori, però è molto ricco, ve lo faccio vedere. Vedete, è quasi finito, però è proprio molto molto ricco, per cui andrò a prendere la parte più liquida di questo genere di miele. E infine un pochino di acqua, che è qua, in questa bacinella, dove che utilizzerò anche per andare a lavare il viso. Ho una ciotolina all'interno della quale farò questa maschera e ho anche un piccolissimo cucchiaino, non so dove l'ho recuperato questo, ma è giusto per giocare. In realtà metterò un po' di sale qua. Guardate quanto. Poi l'acqua la vado a prendere direttamente con un pennello. Io utilizzo questo pennello per le maschere proprio, nel senso che questo è il mio pennello delle maschere, ma comunque potete prenderla in qualunque modo, potete metterne dentro qualche goccia. Io la prendo col pennello, la vado a mettere dentro e giro. Oh, guardate, così ve ne rendete un po' conto, no? Faccio una specie di pappettina, in questo caso la faccio anche piuttosto liquida. Vedete quanto è liquida? Anche dell'acqua che non si sia saturato il sale. Perché? Perché devo andare a mettere anche il miele, per cui è inutile che la faccio troppo densa, se no poi non riesco più a metterla sul viso. Vado a prendere il miele, dicevo, col coltello da miele, e cerco di prendere solo le parti un pochettino più liquide, che sono queste qua. Esatto, vedete? Non me lo mangio, sono a dieta e non posso mangiarlo. E vado a mischiare il miele con il sale e l'acqua, facendo tutta una pappettina omogenea. A questo punto vi faccio vedere, la pappettina è bella liquida ed è omogenea. Poi vado a prendere l'olio extravergine di oliva e ne mettiamo un po'. È pure troppo questo, mi sa. E andiamo a girare. Allora, siccome mi sembra troppo liquida e poi non so come fare a tenerla sul viso, andrò a mettere un po' più di sale. Ok. Quindi, avendo messo un po' più di sale, adesso la pappettina è diventata molto più densa. Che profumo, raga, che viene da qua. Ok, praticamente la pappetta è così adesso. La vedete quanto è densa? Dovreste vedere quanto è densa. Esatto. Adesso andiamo ad aggiungere una goccia, che sia una, di tea tree oil. Speriamo che non ne scendano di più. Ok. E giriamo. Oh, la pappettina è omogenea, è densissima. Spero che la vediate. E non è necessario farne una quantità che serva all'esercito dell'impero ottomano. Cioè, basta farne un pochettino quella che serve a voi in quel momento lì e dopodiché basta. Perché, anche perché non è che potete conservarla. Cioè, sì, io ogni tanto quando ne faccio troppa, quella che avanza la conservo, magari la faccio il giorno dopo, però se devo farla il giorno dopo ha un senso, se non devo farla il giorno dopo non è che la conservo per una settimana. Quindi col mio bel pennello vado a spalmarla più o meno ovunque, evitando in maniera abbastanza perentoria il contorno degli occhi. Perché? Perché il contorno degli occhi può bruciare, ovviamente essendoci sia il tea tree oil che il sale. E brucia, sappiate che sui brufoli, soprattutto se sono aperti, brucia. Cioè, non vi risparmia niente questa maschera.
Ovviamente io la metto dove ho bisogno, voi dovete metterla dove avete bisogno voi. Se i brufoli ce l'avete sulla fronte, la mettete sulla fronte. Se i brufoli ce l'avete sul mento, lo mettete sul mento, come faccio io. Mi sta crollando tutto. Ok, diciamo che questa roba non ti dovrebbe andare in bocca. C'è da dire che sono tutte robe naturali, quindi se ti va in bocca, ok. Ok, aspettiamo così che si asciughi. Raga, mi viene uno starnuto. Come cazzo faccio? Oddio. Ho rischiato l'epic fail in diretta. Ve lo immaginate la maschera tutta schizzata ovunque? Ok, praticamente quando sentite che non brucia più, nel senso che non vi pizzica più il viso, non vi frigge più, non sentite più quel friggiolino, oppure proprio il bruciare dei brufoli, la togliete con un po' d'acqua. Io normalmente utilizzo anche un panno. Adesso qua sta continuando a cadere, per cui andrò a toglierla con un dischetto. E già che ci siete, fatevi anche un po' un massaggino esfoliante. Il massaggio intorno alla bocca è quello migliore perché proprio vi toglie i punti neri più difficili. Anche quello al naso. Ok, adesso direi che possiamo anche lavare il tutto. Infine, col mio panno togli maschera in microfibra, vado a togliere tutto il resto. Ripeto, non andate vicino agli occhi. Nel caso vi dovesse capitare di prendere gli occhi, andate a sciacquarli subito molto molto abbondantemente. Ok, sono andata a risciacquarmi con l'acqua corrente, ho solo sciacquato perché giustamente avevo proprio bisogno dell'acqua corrente perché c'erano tutti i rimasugli di sale. È ovvio che la mia pelle adesso fino a qua sia un pochettino più arrossata, ma neanche tanto perché ho visto che proprio sciacquando andava via anche il rossore. Ma il rossore non è dovuto a un'infiammazione, ma è dovuto al peeling che avete appena fatto con il sale, per cui giustamente la pelle si è un pochettino stressata e quindi si è arrossata. Ragazzi, il sale è un disinfiammante naturale molto molto potente e anche un levigante naturale. Pensate tutte le volte che andate al mare e subito vi spariscono tutte le crosticine, tutti i brufoletti. Perché? Perché il sale veramente leviga, ammorbidisce e disinfiamma. Io tengo su la maschera tanto quando ho problemi grossi di infiammazione con questi brufoletti. Se non ho problemi grossi di infiammazione, basta un quarto d'ora, 20 minuti e potete toglierlo. La pelle è tutta bella purificata, pulita e luminosa. Guardate che bellino. Cioè proprio non ho illuminante, non ho niente. Però è comunque, la pelle è molto luminosa. Ragazzi, io mi auguro che questo video vi sia stato utile. Fatemelo sapere con tanti 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 like, perché così troverò altre maschere e altri rimedi altrettanto efficaci da proporvi sul canale. Come vedete, ogni volta che prometto qualcosa io cerco sempre di mantenerla e di solito ci riesco, come in questo caso. Fatemi sapere se questo metodo funziona anche per voi, ma tanto oramai lo so perché anche nell'altro video mi avete detto che funziona e più o meno la base è la stessa. Se avete provato altre maschere, se siete capaci di farvi le maschere fatte in casa, fatemelo sapere tutto con un commentino qui sotto, l'info box, nella parte dedicata ai commenti. Il link per trovare il tea tree oil ve lo lascio nell'info box, per cui apritelo. Ovviamente nel commentino lasciate anche un piccolo cuore, così io saprò che avete visto il video fino alla fine. Non rimane veramente che ringraziarvi. Ah, ecco, vi dico di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto e soprattutto attivate la campanella delle notifiche, in modo tale da rimanere sempre aggiornati ogni volta che pubblicherò un nuovo video. Noi ci vediamo al prossimo video, vi ricordo che pubblico il martedì, il giovedì, il venerdì e anche la domenica. Vi mando il solito mega mega bacio e tantissimo